Perché è così difficile dimenticare un narcisista? Prima di affrontare il tema, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. E seguimi su Instagram e su TikTok. Ma veniamo al tema. Perché è così difficile dimenticare un narcisista? Questo è un tema che credo estremamente interessante perché ci permette di capire quali sono le dinamiche che vanno in qualche modo a coinvolgere, diciamo così, le persone che purtroppo, loro malgrado, sono coinvolte da un narcisista, le persone che loro malgrado sono bloccate in relazioni destrutturanti, in relazioni veramente estremamente negative. E le persone, quando vengono anche lasciate da un narcisista, entrano in uno stato di confusione, una sensazione di confusione, come se fossero nella nebbia, non vedono più il loro futuro, hanno difficoltà a sapere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, entrano in stati di tristezza, rammarichi, tendono a vivere sensi di colpa, tendono a vivere in alcuni casi stati anche depressivi, insomma, e si crea magari la sindrome di Stoccolma, no? Ci si allea al carnefice fondamentalmente. Quindi questa grande confusione è veramente deleteria. Quindi bisogna imparare invece a dimenticare il narcisista, dimenticarlo per sempre, toglierselo dai piedi definitivamente. Questa è la cosa più importante. Il narcisista andrà a destrutturare i valori che ti rendono una persona equilibrata. Il rapporto con il narcisista avrà, diciamo, rovinato fondamentalmente la tua vita, quindi è necessario recuperarlo. Bisogna fare un percorso, diciamo, di ricostruzione, perché altrimenti si finirà di non fidarsi più degli altri, ma fidarsi solo del narcisista. Entrerai in una situazione in cui dovrai passare attraverso il narcisista per convalidare qualunque cosa. Il narcisista ti farà sentire in torto e tu accetterai questo. Accetterai che non puoi più fidarti di te stessa o di te stesso. Quindi questa è una, come dire, una sabbia mobile che ti trascinerà sempre più verso il basso, ti trascinerà sempre di più verso il baratro. E quindi è importante, diciamo, riuscire a tornare indipendente, riuscire a non dubitare più di te stessa, riuscire a prendere le tue decisioni, affermarti, evitare di entrare in quella dinamica in cui il narcisista ti farà vergognare in tutti i settori della tua vita, ti farà posizionare come uno schiavo, diciamo, in cui il narcisista ha il controllo della tua vita. Non puoi decidere niente, ti senti sempre in colpa, ti giustifichi. Ecco quindi che devi imparare a rivalutare te stessa o te stesso. Questo è il punto fondamentale. Non devi accettare i paradigmi di altre persone, soprattutto di quelle che ti generano sofferenza. Noi abbiamo una forza che è la forza della dignità. La forza della dignità è una forza veramente potente nell'essere umano. Abbiamo anche un'altra forza che è il desiderio di, diciamo, di perseguire ciò che ci dà piacere e di allontanarci da ciò che ci dà sofferenza. E questo meccanismo viene invertito dai nostri pensieri, no? Perché nel momento in cui iniziamo a pensare che il narcisista ci dà piacere, e lo pensiamo perché magari nei primi tempi sicuramente di love bombing che ha fatto il narcisista ci avrà causato anche ci avrà prodotto anche del piacere, ma perché si instaurava su un imprinting, su un io già deficitario, sui nostri bisogni. Ecco quindi che bisogna imparare a uscire fuori da quelli che sono i nostri bisogni, bisogna imparare a dare valore a noi stessi, bisogna imparare a valutare fortemente noi stessi, e questo è un punto fondamentale. Quindi è cambiare pensiero, perché se noi agiamo naturalmente, spontaneamente,
abbiamo la forza di venire fuori da questi blocchi, abbiamo la forza di venire fuori da questi vincoli. Soltanto se agiamo, come dire, senza avere dei pensieri nefasti, che sono quelli che fanno sovvertire, no? Ci fanno credere che stare con un narcisista dia piacere e invece lontano dal narcisista dia sofferenza. Quindi devi mettere l'antidoto, inizia a immettere nella tua mente il pensiero che il narcisista ti dà sofferenza e l'allontanamento del narcisista ti dà piacere, che poi è la realtà. È la realtà, perché se tu pensi a quel periodo in cui non avevi a che fare con il narcisista, magari sarai stata o stato anche bene, sicuramente. E poi, certo, che arriva da quella situazione il love bombing e tu inizi a cadere, inizi a crollare, non ti rendi più conto di niente, quindi sei ancorata a questa cosa qua. Invece il narcisista ti farà stare male, perché non vorrà che tu mantenga una privacy, lui non prenderà nessun impegno, non avrà una vera visione di vita di coppia, cercherà di condizionarti. Invece devi mettere l'antidoto, imparare diciamo, a dare valore a te stessa, eliminare la paura della solitudine, perché noi siamo interconnessi con tutto, e anzi, il narcisista sarà uno che ti farà stare in solitudine, perché farà isolare, ti creerà isolamento, ti farà fare terra bruciata intorno a tutti i tuoi amici, ti farà fare terra bruciata intorno a tutte le situazioni positive della tua vita. Quindi il narcisista sarà il vero artefice della tua solitudine, il narcisista sarà il vero artefice del tuo annientamento sociale, sarà il vero artefice dell'annientamento della tua dignità. Quindi devi iniziare a immettere pensieri contrari, perché soltanto immettendo in circolo pensieri contrari riuscirai a uscire fuori da questi blocchi, da questi vincoli estremamente negativi, estremamente nefasti. In più, un'altra cosa fondamentale, basilare che devi fare è imparare a autosomministrarti delle emozioni, perché soltanto se imparerai ad autosomministrarti delle emozioni, quindi essere tu l'artefice delle tue emozioni, allora potrai, diciamo, iniziare a tornare a vivere pienamente, dove potrai perseguire i tuoi sogni, perseguire i tuoi desideri, e renderti conto che, senza il narcisista stai molto meglio, senza il narcisista sei felice. E allora scatterà un evento magico che farà sì che, certo, te lo ricorderai da un punto di vista cognitivo, ma emotivamente ti sgancerai totalmente dal narcisista. Quindi sarai disposto, appena torna, a mandarlo tranquillamente a stendere, che è la cosa migliore che tu possa fare se vuoi veramente avere la possibilità di vivere una vita piena, una vita felice, una vita allineata con i tuoi valori, una vita allineata con ciò che è veramente importante per te. Fai tutto questo e la tua vita cambierà e potrai finalmente dimenticare totalmente il narcisista. Per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok. E ti ricordo che sul canale ti puoi iscrivere. Iscrivendoti, attiva la campanella così riceverai anche la notifica dei nuovi video. Inoltre ti ricordo che sul canale è possibile abbonarsi. Per abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati, vicino a tastina iscriviti e seleziona l'abbonamento che preferisci. Ciao a tutti!